L'inconscio sociale è solo la somma degli inconsci individuali o è qualcos'altro ancora? Secondo me non è esatto la somma degli inconsci individuali, è un intreccio tra l'inconscio individuale e dei movimenti che riguardano, appunto, per ciò usare il termine di bene, l'inconscio del collettivo. L'inconscio del collettivo ha una sua fisionomia particolare, ci sono dei movimenti collettivi nell'inconscio che poi attraversano gli individui e interagiscono con l'inconscio individuale. Non so, prendiamo per esempio appunto quel movimento dell'inconscio collettivo che porta alla vittoria del nazismo, perché il nazismo non è soltanto un fenomeno politico-economico, è anche un fenomeno psichico, ed è la vittoria di un certo tipo di immagini e di immagini che fascinatorie molto potenti, mitiche molto potenti. Allora, in quel caso c'è una situazione, c'è una situazione storica collettiva, c'è una generazione che esce distrutta e traumatizzata dalla guerra mondiale e dall'epidemia di Spagnola, perché non si deve dimenticare che l'epidemia di Spagnola negli anni dal 18 al 20 ha fatto più morti della prima guerra mondiale. Persone illustri sono morte, Max Weber, Guillaume Apollinaire, potrei citarne vari altri. Quasi ogni famiglia ha lutti o per la guerra o per la Spagnola. Poi viene questo fenomeno di reazione, poi in Germania naturalmente ci sono delle situazioni ancora più estremizzate, perché la Germania è sconfitta, perché viene fatta il trattato di Versailles, che è un trattato vergognoso, c'è una specie di tortura imposta a questo popolo sconfitto, e quindi c'è questa situazione collettiva, no, di risentimento, umiliazione, eccetera, eccetera, ma è anche una situazione individuale. L'incrocio tra le due cose produce però un movimento di inconscio del collettivo che finisce per travolgere gli individui, tutti i singoli. Quindi le situazioni di crisi presentano delle caratteristiche in cui sono degli stati emotivi che si diffondono come un contagio, se vogliamo. L'intreccio pandemia, guerra, crisi economica è un intreccio che favorisce il nazismo. Il nazismo viene fuori per l'intreccio di queste tre cose largamente inconsapevoli. C'è tutta una parte che è dovuta proprio a dei movimenti totalmente irrazionali, perlomeno irrazionali, non nel senso che non abbiano una ragione o una razionalità interna, nel senso che non sono consapevoli. Allora, più che nazismo direi controllo totalitario in generale, per parlare in generale. Parliamo della situazione attuale, ovviamente, pandemica, e di provvedimenti che ci sta facendo confluire inconsciamente verso un atteggiamento generale di omologazione. Comunque l'inconscio sociale è stato condizionato dall'imposizione di nuovi paradigmi di vita, di vita sociale, di interazione con gli altri, anche il semplice fatto di mantenere la distanza che è rimasto, cioè hanno modificato il nostro modo di concepire l'altro, cioè, quindi anche questa è una forma di condizionamento strumentalizzato. Tu hai perfettamente ragione, il problema è che questo è un fenomeno che va avanti almeno dal 2001, io dico 2001 perché è l'anno delle Torri Gemelle, e lì sono stati prodotti delle forme di emergenza, è stato sospeso il diritto normale ed è stato imposto un diritto d'emergenza, cioè noi siamo sottoposti a un controllo totale, tendenzialmente totale. È un tipo di discorso che va avanti da molto tempo, naturalmente la pandemia lo ha intensificato. Ora, il problema è come si affronta una pandemia, perché diciamo è il regime politico-economico complessivo che determina il modo in cui si affronta un'emergenza sanitaria, cioè l'emergenza politica ed economica che determina la qualità e il modo dell'emergenza sanitaria. Noi siamo in uno stato tendenzialmente autoritario, benché neoliberista in economia, da almeno 20 anni, se non di più, e quindi affrontiamo l'emergenza sanitaria in forma autoritaria, non c'è ombra di dubbio. E Lenin nel 1920, ancora non era successo quello che successe dopo, decise di affrontarla in termini sociali, creò il primo sistema sanitario pubblico. Questo è un dato storico, insomma, cioè
mentre in America affidavano tutto alle fondazioni benefiche, per esempio, perché avevano paura, talmente paura degli elementi di socialismo che comportava la sanità pubblica. In Gran Bretagna il primo sistema sanitario pubblico è stato approvato nel 1948, cioè 28 anni dopo quello sovietico. Churchill disse che fare quella legge sulla sanità pubblica era introdurre pericolosi semi di comunismo in Gran Bretagna, per dire. Ecco, voglio dire, questo è il discorso. Allora, la dittatura sanitaria, certo, la dittatura sanitaria, ma non esiste una dittatura sanitaria, esiste una dittatura politica, semmai. Esiste un governo che è espressione degli interessi della Confindustria e della Banca Centrale Europea, il quale si comporta di conseguenza. E quindi invece di... E delle case farmaceutiche. E appunto, il problema non è strettamente sanitario, si può immaginare qualsiasi cosa, ma una cosa è un controllo sociale dell'emergenza sanitaria e altro è un controllo finanziario dell'emergenza sanitaria. E quello che noi viviamo è un controllo finanziario. Poi, che vengano fuori i populisti tipo Salvini, eccetera, che vanno i fascisti addirittura di Casa Pam, che vanno gridando nelle strade libertà, libertà, ovviamente questo può far sorridere, ma in realtà è un fenomeno che si è già verificato, cioè perché i fascisti vengono sempre fuori quando una situazione di crisi non viene affrontata in termini razionali, sociali e politici. Cioè la storia del Novecento è la sinistra che è incapace di rispondere a un'emergenza sociale e politica e la protesta viene riassunta deformandola dai fascisti. Mi sono trovata proprio anch'io a chiedermi, no, il senso della comparazione e io mi sono detta questo, che la comparazione è uno strumento euristico imprescindibile che non eguaglia i termini di paragone, che è ben lungi dal renderli identici confondendoli, che nasce per essere usata proprio per distinguere i fenomeni e per trovarne invece le più o meno sensibili, più o meno significative linee di convergenza. Se io osservo che nella storia ci sono state delle condizioni che costantemente hanno favorito l'insorgere di stati autoritari e di totalitarismi, non posso non utilizzare quella mia consapevolezza per leggere il contemporaneo, che già solo per le condizioni socio-economiche, tecnologiche, è totalmente un altro mondo rispetto a quello con cui lo sto paragonando. Ma ho proprio un appello da fare a me stessa, prima di tutto, di trovare il coraggio di utilizzare anche la comparazione, anche quando va a sfiorare dei tabù del nostro inconscio. Le stelle gialle, cioè questo simbolo che ha portato alla morte, alla vessazione milioni di persone, era frutto di una scelta autoritaria, totalitaria, che milioni di cittadini per bene non ha avvertito nella sua iniziale portata, nell'esito che avrebbe avuto. Ecco, è legittimo che io mi chieda, ma come nascono i totalitarismi, no? Nella percezione comune, nella percezione della gente comune, com'è possibile che io non mi renda conto, cioè non sono gli italiani dei milioni di delinquenti a cui va bene tutto, no? Che possono sterminare gli ebrei, che possono affondare i barconi in mezzo al Mediterraneo o mandargli l'esercito, e non siamo così, siamo un po' migliori di così, e allora siamo migliori di quegli italiani che invece hanno lasciato accadere le leggi razziali, tanto per fare un esempio. Forse non siamo migliori, allora forse c'è qualcos'altro che accade nell'inconscio collettivo o che accade a livello sociale e che io non solo ho il diritto di spiare, ma ho anche il dovere di spiare, a costo magari di fare dei paragoni non, appunto urtanti. Con tutti i distinguo e l'intelligenza di questo mondo, privarmi di uno strumento quale la comparazione mi sembra a suo modo perverso. La comparazione deve essere razionale e motivata. Ora, quando questi di Casa Pound vanno in giro, perché vanno anche loro in giro dicendo che la terra gialla è quella che impasse con la svastica tatuata sul braccio, a me francamente
la cosa mi preoccupa molto, devo dire la verità. Adesso si può essere contro il Green Pass, non sto facendo un discorso sul Green Pass. No, è chiaro. C'è anche qualcuno che si è tatuato il Green Pass, a me preoccupa anche quello là. Comunque sia, voglio dire, il problema è che di fatto se tu vai a leggere i social, certo, non c'è questa distinzione che tu stai portando con questo ragionamento che stai facendo. C'è un'equiparazione pura e semplice tra le due cose. Un paragone di questo genere è un tipico trucco della società dello spettacolo. Questo è uno slogan della società dello spettacolo. Non a caso l'hanno chiamata cabina di regia. Cioè, voglio dire, non c'è motivo, ci possono sostenere le opinioni più diverse, ma non c'è motivo di ricorrere ad effetti retorici grotteschi come questo. Non è necessario, è un annebbiamento della coscienza. Tu mi sei contrario al Green Pass, mi dici le ragioni per cui sei contrario a questo Green Pass e mi risparmi il paragone con la Shoah. D'accordo, si possono fare i paragoni più audaci, però io credo che ci voglia anche un rispetto per le vittime, insomma. Premesso che per me è abbastanza ovvio che sia ridicolo, no? un discorso che rende uguali una persecuzione etnica, un olocausto, con una legge autoritaria come quella del Green Pass. Non mi privo di uno strumento neutro, qual è la comparazione, per individuare in questo preciso momento quali sono le svolte autoritarie, in questo preciso momento e negli anni che lo hanno preceduto questo preciso momento, quali sono le svolte autoritarie che gettano le premesse per gli sviluppi di grandi totalitarismi. E a noi citiamo la Shoah, noi citiamo il nazismo perché ce l'abbiamo avuto in casa, fossimo dei cinesi citeremmo altri totalitarismi, fossimo dei coreani citeremmo altri totalitarismi, dei nativi americani o dei nativi americani, lasciamo perdere. È ovvio che citiamo questo perché non è una questione neanche generazionale, ce l'abbiamo proprio nel sangue, nella carne, nella storia, è inevitabile che sia così, ma mi sembra anche giusto che sia così. Se non utilizziamo per ragionare ciò che appartiene al nostro sentire in qualche forma, no? Ereditaria, allora ci priviamo di nuovo di un altro strumento, di quelli che possiamo utilizzare con maggiore intelligenza, ma non mi faccio assolutamente condizionare dalle schifose operazioni retoriche nelle quali siamo immerse, perché altrimenti mi taccio e... No, ma voglio dire, Marx diceva che il passato incombe come uno spettro sulle spalle dei viventi, eccetera. Cioè, qualche volta la tentazione di trovare degli antecedenti del passato finisce per annebbiare la capacità di distinguere la situazione presente. Verissimo. Uno può fare una critica specifica alla situazione in cui siamo e può trovare delle analogie nel passato. Secondo me questa, tra lo sterminio degli ebrei e la schedatura sanitaria, è fuorviante. Cioè, nel senso, sono due fenomeni che hanno una struttura e una valenza completamente diversa. Ma a me viene in mente più il periodo del maccartismo, allora. Se vogliamo fare un paragone storico, il paragone storico che mi viene più immediato, ma non tanto in questo momento, ripeto, da 20 anni, dopo gli attentati del 2001 ai Torri Gemelle, l'America ha inaugurato un periodo maccartista e lì ci sono tutta una serie di analogie storiche precise e quello può essere un paragone utile, ma occorre che il paragone, diciamo, che l'analogia abbia una pertinenza.